Buonasera a tutti, ben trovati. Ben trovati ragazzacci, sempre qua a bere, sempre qua a dire. Manca Emiliano, è venuto a mancare proprio in maniera purtroppo definitiva. In preparazione per gli europei. In preparazione spirituale. Ciao Emiliano. Lo salutiamo. Buonasera. Beh, il doc ha dei problemi con la legge che sono un po' lunghi da risolvere. È tornato quello del Brasile. Sì, sì, no, l'avevamo rivista. Sì, il doc sta guardando gli europei. È già gli europei, ma come sta guardando? Ma guarda quelli del 96, credo che siano ancora quelli attuali. Allora, di che parliamo, ragazzi? C'è la notizia del giorno, innanzitutto, il tema calcistico fondamentale del momento. Torna al Marocco. In Italia finalmente è già stato tesserato dall'Inter, sì, il girone sarà titolare nell'Inter il prossimo anno, può tesserare perché italiano, beh, ormai c'ha nazionalità indiana, però secondo me magari può essere che sono indiani, passaporto indiano, doppio passaporto, infatti scherzi, c'è una cosa molto seria, molto profonda, avvisiamo tutti i pescatori del lago già di stare un attimino attenti a Bolzena, amico, perché ci sono marocchini poi in circolazione, non si è mai che mi scappino, qualcun altro potrebbe essere pericoloso, Corrigone state attenti quando andate a prendere, ma c'è l'Erica Lexi che passa sul lago di Bolzena, ma può succedere, può succedere, via, e vabbè, fatto questo piccolo appello ai pescatori della nostra zona, noi ci teniamo comunque alle attività locali, ci seguono in massa, sì, sì, sì. Grande visto sulla riviera, sulle barche, ok, comunque in alto mare. E beh, di cosa ne sono successe tante, perché non ci vediamo da 96 anni, dal girone è andato, veramente. Ah no, dal mondiale 2010? Lì c'eravamo rivisti per poco, ma c'eravamo rivisti e quindi in realtà è bello poi tra l'altro rivedersi dopo tanto tempo, perché no, tutte le cose che hanno detto all'epoca, come sono cambiate, tutte avvenute tra l'altro, sì, sì, tanti pronostici sono realizzati, in realtà purtroppo il Frosinone non si sta salvando, probabilmente non ce la farà, quello l'abbiamo, però il cuore ce l'ha messo, abbiamo chiesto una rimonta Juve, c'è stata pure quella, non c'è, non hai espresso il desiderio, guarda, è andata a finire, però io l'ultima volta che ho fatto una puntata era stato l'anno scorso, quando ancora c'era il Milan di Inzaghi, e il mister qui accanto disse no, ma il Milan di Inzaghi può arrivare anche in Europa, se non addirittura terzo, era poi inizio del campionato. Vabbè, era stato un po' troppo zista, sì, guardate che Inzaghi è sottovalutato, ma è stato anche sneato. Si sta godendo i soldi, non è che sono pagato, okay. Quello poteva farlo anche fino a 30 giugno, ma è sotto contratto. Godendo i soldi, se fondi gli manca una pagazza. Con i pescatori che ci seguono. Domenica sarà l'Olimpio per sparare. Spara in manotte. Non andate più a pesca. Salutiamo Simone Inzaghi perché è un mio grande fan, tanto da aver dato nome al figlio e fece con Amacuzzi Tommaso, in onore mio. In onore tuo? Sì, sì, è una cosa che mi ha scritto lui, sì, sì, quando lei era incinta, e sono molto felice di salutarlo per questo. Di te, tra l'altro? No, se no non è che prendeva nome mio, mi spaccava le gambe probabilmente, pure, vabbè che è una persona pacata, ma fino a un certo punto, insomma... Guardiamo tutte le idee, abbiamo fatto una puntata prima della... prima dei quarti di Europa. Sì, io ancora vorrei farvi dire da Tommaso quello che ha scritto dopo la... Vabbè, adesso c'è questa storia, c'è questa polemica tra me e Bayern Monaco che su Social Network si trascina da qualche giorno. No, perché giorno. È bella, io la direi perché è meglio. Vabbè, mi hanno segnalato su Facebook quelli del profilo ufficiale del Bayern Monaco perché fece un post su preso un po' dal livore, no? Allora ho pubblicato questo video di Müller col megafono arrampicato che cantava a fine partita e io mi scrissi sotto, secondo me sta chiedendo se ci sono ancora tedesche vergini dopo una vacanza in Italia. Non mi segnalarono, poi è continuata la cosa, io ho continuato a mandargli dei messaggi. Ha scritto proprio nome. Sia sulla loro, sia sulla chat, sempre della chat ufficiale, ho continuato a spammargli con tante cose. Di recente gli ho postato Simeone che festeggiava il nastro, però per ora il mio profilo non è stato bloccato. Okay. Tutto sommato questa seconda parte l'hanno presa bene. Perché non l'ha scritto in tedesco? Sì. No, però erano abbastanza espliciti. Come l'ha scritto in inglese? Questa seconda parte, sì, quello l'avevo scritto in inglese. La seconda parte era semplicemente foto di Simeone, di sua bacheca, delle scritte tipo vamonos, e poi in privato sulla chat delle immagini avventatore grafiche che non possono vedere.
però insomma facciamo capire il spirito, la sportività e il fair play. Ragazzi, tedeschi intanto ci stanno un po' sul cazzo, ma i crocchi sono un po' vuoi l'economia, vuoi il caso, vuoi la pesca, io voglio vabbè, cerchiamo di parlare pure di qualcosa di serio e poi insomma il calcio poco serio già di suo. Direi cogliamo in charge quello l'evento degli eventi, no? Sentiamo, no, ma questi non so più, ma ora una cosa vera. L'hanno definita l'impresa per tutti i tempi, la storia di Ranieri, lo studente di Terra, quella non l'avremmo azzeccata mai, ovviamente all'inizio anno non ci saremmo mai arrivati. Io volevo puntarci quell'euro che dice, cioè anche mio, ho detto, ma gente che si è fatta la casa, grazie. Un po' preso un caffè. Diverse, ma comunque un'emozione, pensa che emozioni sto vivendo in questo periodo. Cioè, tu sei proprio bisogno di emozioni in generale, la vita. Francescamente parlando, è stata una grossa emozione. La Cenerentola del campo. Inoltre si è detto come sei in Italia, non c'è il suolo, così bella secondo me fino a un certo punto, nel senso poi tutto sommato era comunque una cosa paranormale, voglio dire, no? Il potere economico dell'est è nettamente superiore a quello delle squadre che ha preparato in Italia, che c'è infatti non si parla di un paragone tra l'Eister e Sassuolo in termini economici, si parla dell'Eister come la squadra che è partita per il francese, che è diverso, non so se in terra è facile vedere squadre che lottano per la salvezza e comprano magari un giocatore a 15 milioni, 20 milioni, c'è una ripartizione diversa dei diritti televisivi. A parità di contesti, fatte le dovute proporzioni, ci potrebbe stare. Se considerate che Liverpool, che è la più grande potenza economica, paga 45 milioni un giocatore, in Italia se lo fa la Juve si parla del colpo dei colpi. Infatti, anche se tra campione italiano e quello inglese è anche superiore come partenza, che c'è solo adesso è sesto, lasciamo stare, ma chi è settimo? Non lo so, c'è solo una persona dietro e comunque spesso i soldi, cioè io l'inglese lo voglio paragonare più probabilmente sono in Bologna e non so più come adesso di là di quanto può spendere l'Ester, che non parlo di nastri di partenza, l'Ester cioè queste sono quelle cose che succedono nei film, la rivincita dei nerd, dei serpi, sono emozioni che per gente come noi destinata a prendere dal culo di partita, chi se l'è mai inculato in l'Est? Nessuno, ma fa un culo in l'Est, cioè è bello vedere che anche gli ultimi degli stronzi possono vincere, noi non vinceremo mai, però siamo persone per bene, siamo contenti quando vedi come noi, io non mi sento, è bello comunque, il calcio che ci sembra sempre più lontano, sempre più una cosa astratta, anche gli operai, terza categoria inglese o francese che si trovano lì per caso, per giocare un buon calcio. Sì, quello sì. Quello è il fine. Sono tornati in mano.
Il prossimo step è se sono tornati in Marocco, adesso lo gioco con loro. Io potrei paragonare la vittoria dell'Ester alla vittoria della Sampdoria del 99. Perché per il Marocco secondo me è una squadra buona, una squadra buona, giovani, della Vaspa di Lancio, vicino alla maturità, che sono riusciti a creare quella chimica. Dovremmo vedere due prossimi anni a fine padeggiore dell'Ester. Mi piace da Mancini, da Carriera, fecero tutti una buona carriera, ma io penso il giocatore dell'Ester sarà saccheggiato quest'anno. Beh, insomma, anche noi pezzo compriamo 50 milioni di euro. Anche perché a Bravo secondo me è stata nel trovare come ha insegnato un film molto importante la vincere i giocatori di tifosi 18, quindi che per un motivo per un altro non si vedono grandi di tifosi 18 giocatori che per un motivo per un altro non erano esplosi, che in quel contesto si sono provati nelle specie quello che fa il Milan danni, ma non capisco perché le cose non vanno, perché sono proprio totalmente sono stati giocatori che comunque sia erano buoni, ma il mondo non se ne era accorto. Sì, tutto lì. Come non si è accorto di noi, che pure siamo persone, no? Ma come non mi sono accorto io che non ho visto neanche una partita dell'Ester? Bravo, nessuno l'ha vista, ma chi no, ma io non so neanche, a parte Vardy, non so neanche ma che c'è il Pelato sulla carriera considerata al medico di George Best. No, vabbè, però ci sta. Allora, Bardi, noi abbiamo preso ovviamente tutti a santificare Ranieri come è stato sempre il signor allenatore, però è stato fino a che non vince la storia. C'era pure chi dice il miracolo ha fatto quella Juve del merda che si chiama con questo libro dei giudizi ci vuole cioè però quello sarebbe anche su proprio il calcio ce l'ho chi stesso perché poi non comincio a vincere si disse che è stato un percorso di formazione che stiamo parlando del discorso di formazione dell'allenatore di Lecce comunque c'è un allenatore bello il fatto che scarsa non era oggi è sempre stato anche sfortunato questa volta soprattutto che è stato via la Roma vincere con lo scudetto disse male la partita ma tanto perché mi disse bello la cosa quindi la cerca la fortuna secondo me in un programma illustre come questo un po' di razionalità di giudicare ci sta però è pure vero che io mi sono fatto due domande ci sta che diventa una cosa come dici tu che magari a un certo punto si tende troppo all'eccesso perché da storia è diventato un fenomeno di massa perché soprattutto in Italia tanta gente che ormai ha visto che la Juve avrebbe vinto qualcosa doveva puntifare comunque quello è quindi ci sta dopo dalla grande massa succedono le cose tipo chi fino all'altro ieri ha detto Ranieri era un coglione è così. Infatti non si è chiesto quanto è grosso ma dove fabbricano il calcio del vincitore famoso chi lo trae è tipo di Viareggio quelli enormi che sfidano le stelle esatto chi sa che non è stato un vincitore il calcio del vincitore è fatto di quelli è la metà ragazzi che abbiamo offerto la nostra classe il calcio del vincitore è nemmeno le figure fatte che hanno pensato a quest'ora stanno dicendo la più cosa e vabbè. Comunque siamo contenti ma sì, è una cosa incredibile però una domanda io parlo per lei replicabile in altri campionati ma basta questa cosa quello non era replicabile in Inghilterra la cosa succede una volta allora questa è una domanda molto molto interessante perché comunque adesso noi abbiamo gli europei
e non ne parleremo. No, infatti, ne parleremo basso profilo. Però anche agli europei ci staranno parecchie squadre della serie Leicester, perché ci saranno parecchie squadre interessanti. E comunque, per cui noi siamo la linea variante del però c'è Albania, Romania che è un bel po' che era fuori dal giro. L'Irlanda del Nord, Dopo ne parliamo più in però bisogna vedere silenzio sia che non sente i garanzieri sta rimasto ancora quello del carro che sta elaborando no a parte scherzi vediamo se questo flusso continua perché comunque sta ormai fino ad oggi come dice abbiamo pure una certa abbiamo visto il mondo è fatto un po' di flussi magicamente quando succede qualcosa improvvisamente più o meno le altre cose si avvicinano tutte quindi se anche agli europei dovesse succedere qualcosa del genere, magari non che lo dicono, però che almeno una di queste arriva in finale, effettivamente qualcosa sta cambiando. E potremmo essere noi la bellissima favola dell'Italia. Come stavi riferendo all'Oscar a DiCaprio? L'unica cosa che volevo dire è questa, che comunque si è sempre parlato di progetto, però effettivamente bisogna capire e mettere al centro questa cosa. Se effettivamente qualcosa sta cambiando, allora cioè, ha ragione chi parla di progettualità, però la progettualità bisogna farla anche in una determinata maniera. Dopo vi dirò. I segreti della progettualità. No, dopo spiegherò la progettualità, però dopo vi dirò. Però secondo me. Se vuole aggiungere il tempo, si può essere una certa cosa. Che si ama. Perché è un campionato. Io non lo so, è aperto a sorprese l'europeo, ma anche perché è un campionato molto difficile. È un campionato mondiale, visti i valori in campo. Quindi, noi abbiamo fatto la storia recente, all'era nel 2004. Nel 92 la ripescata era un campionato europeo, ma come ci doveva essere? Con lo comunismo chiamano la Danimarca di Marca l'inizio europeo, quindi questo poi quello fu un evento. Arrivate lo crollato un'altra volta. Danni che avete fatto, la Danimarca è più per mortacci vostri. Vai, prego, quello è il classico esempio del flusso che è stato la vittoria della Danimarca. Quindi forse se cade il governo Renzi o casca la Merkel, allora può succedere qualcosa. Succede di brutto. Io non la faccio mai quello che oppure è stato il presidente degli Stati Uniti. Allora, mettiamola così. Tanto comunque che un po' il prossimo sull'europeo l'avremmo fatto, no? Se questo flusso continua e effettivamente c'ha ragione chi progetta, l'europeo lo potrebbe vincere il Belgio. È un cerchio che si chiude. Se l'europeo dovesse vincere il Belgio o ci va vicino, allora anche in altri campionati secondo me possono cominciare a venire fuori progetti interessanti come il Sassuolo che non vincerà il campionato ma potrà migliorare questo la posizione io spero che effettivamente questa sia la strada e ci sia questo flusso se non è così tanto il calcio abbiamo sempre vinceranno le solite ogni tanto racconteremo la favola dell'estero e questo è oggi è successo in Inghilterra domani anche se non lo seguiamo magari in Grecia che poi il paese no, ha ridotto malissimo magari la squadra più scalcinata della serie A greca vincerà la serie A greca allora staremo lì tutti semplicemente no, è tipo una bella l'Inghilterra Montpellier vinse sì però è una bella altri paesi ecco no, adesso c'è PSG giù in Italia in Germania più o meno quello è cioè, in Spagna c'è stata una cosa particolare per quel livello per cioè nel senso non è una favola dove magari sì, c'è una squadra grossa poi se quella si suicida un anno allora può succedere l'Inghilterra è quasi irrimedibile che possa succedere che un anno si suicida il Chelsea e il Manchester United
United nonostante abbia speso delle cifre parziali, 90 milioni su queste cose, il City, cioè il Liverpool, l'Asia, tutte queste squadre insieme che falliscono o comunque falliscono proprio tutte, hanno difficoltà grosse. È come se in Italia non hanno solo, ti va male la Juve, ti va male la Roma, ti va male il Milan, ti va male l'Inter, ti va male la Fiorentina, male la Lazio comunque, no, che pure se fanno male tutte la Lazio, che tra l'altro più o meno era quello che stava succedendo in stagione, però chi doveva essere l'outsider, quindi Napoli e anche poi fuori Napoli, no, per me la sala era a prescindere, sì, ma no, comunque come, come ha gestito questo campionato di mostra si è suicidato, ma io sono d'accordo, figure però si vede che c'ha una mentalità vincente, che non lunga andare è quello che voglio dire. Una Premier League purtroppo secondo me il mercato è fatto dai grossi, il mercato parla di negozi tipo Chanel, no, i negozi, il negozio si chiama Porto, che te levano tutto al Porto per comprare il peggio carcinoma, si chiama Monaco che è uguale, sì, no, perché tu se stai attento dove compra fai l'affaretto, ma se tu vai a comprare sempre nei, nei soliti posti che ti tirano fuori Marzial 90 milioni con Dubiale 35, però nessuno ti obbliga manco a comprare, sì, 90 no, milioni, tu, se tu vuoi vedi si parte da una base molto alta, vai a comprare il Porto, il Monaco, però, è vero che i soldi sono sempre da valore, io gezzo, però spesso diciamo. Avete preso la sua con Robbia, mi sembra mai da Imbula, che è un'altra pippa che pensate. Ma guarda, che secondo me non è così solo, io continuo a dire, si sta ambientando un po' già, è un buon giocatore, però chiaramente un giocatore fuori, è un po' di soft, troppo delle cifre, il gioco delle spese, così, no, si però dico, per quello che sono l'Inter ancora più difficile, nel senso che è vero che poi le squadre come l'Ester ce l'hanno, una possibilità di spesa che magari è anche superiore a delle realtà medie, però lì ci sono quelli grandi che hanno tutte le capacità di spesa mostruosa, cioè lì sì, il Chelsea, United, lo stesso Liverpool e Lazio hanno le capacità di spesa, la Juve non fa un attacco del genere nonostante ha vinto 5 scudetti, parliamoci chiaro, cioè la Juve non compra un giocatore a 90 milioni, non fa gli acquisti del Chelsea, la Juve c'ha un po' di, no, certo, però comunque è diverso il contesto, girano meno soldi, meno diritti televisivi da spartirsi, è tutto un altro mondo. Lì, capito, cioè veder fallire tutti insieme della realtà che c'hanno dietro un potere economico così grosso, perché, cioè, parliamo solo City e Chelsea si comprano tutta la serie praticamente senza problemi proprio, e allora è lì che fa scalpore, perché spesa. E certo, per carità di Dio, però succede una volta nella vita, e è giusto che succeda, però purtroppo succede una volta, non c'è una donna, cioè, sì. È bello così, d'altronde. Poi se il prossimo anno l'Ester rilotterà, non lo diciamo, se ristarà tra i primi 4-5, allora evidentemente non era neanche allora un caso. Tanto li ringrazierei perché l'anno prossimo faranno perdere punti all'Inghilterra nel ranking. Ma vediamo, che roba che stai a Napoli. Attenzione alla profezione. Perché lui serve. Catronica roba che prende l'Ester e l'ha cercato. Ma non lo potete prendere nel giro. Sì, va bene. Eh sì, ma magari vincono, non la fanno in Europa sicuramente, perché è quello che dovremmo fare noi, io lo dico sempre, 6 squadre Europa League, vaffanculo la Champions, punti, soldi, sulla fa il culo della Champions, poi devi terzo il girone, fanculo tutti in Europa League, 6 squadre italiane e già tre anni sono 10 squadre in Europa e tutte in Europa, non è che c'è un male che poi arriva a 10.000 squadre in Europa e la fai da solo, la fai da solo e poi che fa solo carti e si deve fare tutti in Europa League, senza che non andrà così la Europa web, arriva in semifinale tra italiani, sì, vabbè, comunque c'è quel caso, mi ero più avanti, però ha smesso di arrivare a quelle lì in Coppa UEFA, non funziona la prima vincente. Il discorso è che sarebbe utile per alcune società italiane, ti faccio pieno. Vedi Napoli e Roma. Vedi Napoli, vedi Napoli e Roma. Cioè, no, ma perché è inutile che ogni anno cerchi di fare esalti anche la piazza circolare, mettendo sul piatto una squadra che sembra che possa competere tutti i fronti. Intanto la tua squadra non è abituata a vincere nulla e la devi abituare a vincere qualcosa, fosse anche la Coppa Italia. Seconda cosa, perché la Roma, ad esempio, non può puntare all'Europa League? O il Napoli non può puntare? Così non c'hanno puntato. L'anno scorso il Napoli, sapete, dovrebbe mangiare i panni. Non c'hanno puntato.
non sai, e non ti appiglio a vincere niente, dopo non puoi pretendere che il campionato, cioè, la Juve ti ha dato 70 punti, ma Juve ha dato 70 punti, 10 giornate di vantaggio, perché, cioè, perché alla fine il Napoli ha sbagliato uno scontro diretto. Non ci ha creduto. Però uno scontro diretto ci può arrivare, ci può stare Roberti, ci può stare Cronin. Sì, però il resto. Però è come, cioè, sul Real che lui ci rientra, però è il modo in cui lo scontro diretto fa capire come il campionato. Sono d'accordo. Però obiettivamente quella fu una partita che è stata un po' però priva di emozioni da entrambe le parti. Perché andavo soltanto 0-0. Per carità, ma il problema non è lì, secondo me, perché poi uno scontro diretto ci sta pure, è che tu la Juve la fai rientrare in gioco, ma io cioè il Napoli non ha fatto tutto cammino fino a un certo punto, poi è meglio, io ho fatto una scelta consecutiva, insomma. Poi il Napoli è uscito completamente dopo lo scontro diretto e proprio a... Ma guarda, io ridosso lo scontro diretto, quella partita, solo se il Napoli la vince ci resta in gioco quello scudetto, te lo dico io. Ma già anche solo la vince, no, ma infatti è sbagliato la partita, la vince, e la Napoli finché non ci ha avuto il fiato sul collo di qualcuno, sembrava che ci avesse sta palla. Sì, siamo tranquilli. Però è lì che quello vedi quando è abituato, nel senso che appena vedi una Juve che all'improvviso ti ricomincia a rimontare, è finito il campionato. C'è la Juve nel momento in cui ha cominciato a montare la finta, sì, sì. Non nello scontro diretto, no, perché però, ha fatto capire che era l'unica, però tu lo scontro che è abituata a farle certe cose. Però lo scontro diretto lo devi provare a vincere, perché se lo vinci poi certo, prendi fiducia. Sono d'accordo, però c'è il Napoli che la Juve si riavvicinava a perdere a Bologna contro Bologna 3-2, tutta quella serie di situazioni lì in cui tu lo capisci, e quella non è una squadra che appena sente il piatto sul collo si caga sul generale, e c'ha paura che la Juve, che è quella che ha già vinto 4, che è quella dei fenomeni, adesso che ha vinto di sopra, e in realtà che succede? Un bel po' di punti di vantaggio, ma noi vediamo di arrivare in Roma, intanto. Certo, ma certo, però ripeto, queste sono le realtà. Ma perché pensi che se c'è la Roma al posto di Napoli dice la stessa cosa all'allenatore di turno, cioè Spalletti in questo caso? Non ti diceva, intanto pensiamo a sfidarci. Ma la differenza è che la Juve costava undicesimo, dodicesimo, quattordicesimo, un buon negativo, noi dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere, quella è la differenza. Non possiamo stare su livello, dobbiamo vincere. La Roma Sì. Pure è emozionato delle regole di Roma. Se si può fare, esatto. La Roma ha perso tantissimo per essere senza come non come non ha fatto prima. Non si deve fare. I giocatori alla fine per il nome. Non tanto perché ti serviva che le sei costate completamente, sì. Io che ascolto molto le radio romane, pure che c'è il cazzo di fare. Certo, quando sto in macchina. Io mi ribadivo di un vanto proprio, è meglio. Io che parlo tutte le sere qua. Di quanti messaggi! Ha detto quello un forza che mi abbraccio, cioè sento tutte le stronzate tutti i giorni. Però una cosa giusta quello non è detto tifosi, però inizio stagione comunque qualche un allenatore che non già scritto la cosa succederà, cioè tu hai un tu si rimani ma tolgo tutti i preparatori, tutti i secondi, metto io quelli che dico io, ti controlliamo viceversa, così non funziona, cose non posso andare infatti, abbiamo messo Spalletti, cosa è cambiato. Per quanto le Spalletti pure adesso fare mamma mia, e lo stesso è credo invece a quello che dicevi te Sabatini, lui ha dovuto prendere Dzeko perché altrimenti la piazza si incazzava se mi portava un attaccante di livello, almeno un attaccante di livello, però devi fare modo che possa giocare questo attaccante di livello, l'ingegnere Garzia rimane Spalletti, cioè stanno tutti così che vengono il resto, ci devo pensare, 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 ci devo pensare,
poi te lo piace, poi vedi. Per dire, no, Lazio. Io dico perché ha fatto. Ragazzi, com'è questa stagione? Io l'ho vista. Ah, bene, sono due anni che non si è piaciuta. Cazzo, devo guardare a fare le partite della Lazio. Fa cosa? La stagione scorsa era bella. Non c'era base. Magari fa la stagione quella della Lazio l'anno scorso. Eppure sei ridotto bene, sì, Milan, sì, ma infatti si parlava di giocare. Come va la giocata? Sarà lì, c'è chi non programma, c'è chi sbaglia le gare. Milan è l'esempio, tutto, tutte queste cose che si insieme. Io penso che la formazione è stata fatta con l'acqua che vince il Berlusconi. Può essere quello di più, ma è se noi pensano a quello di più. Ma forse perché non c'è nessuno che compra? E io dico 5 a te, non c'è qualcuno che c'è, però lui non che non vuole lasciare da il titolo perdente, allora lo facessi dire 158 dei campioni e esce da perdente. No, però se vuole essere ricordato, 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 visto che poi andiamo aspetta la storia ovviamente di Braida, no? Se non mi ricordo male, diciamo, da quando è stato il disimpegno del presidente che ha portato questa situazione, sì. Secondo me. Due bene, potete cambiare. Non so se hai letto il comunicato di Curva Sud. Mi hanno dato, immagino, una serie di aggettivi. Sì. Ok, ok. O se ne va Galliani o prendete il Milan. Non vedo, ce ne andiamo noi. No, che sono andati via. O vendete Galliani. Ci sono. Galliani. La moglie di Galliani. La compagna che si hanno visto. Ecco che fine hanno fatto i soldi per accompagnare questi due Milan. Non mi ricordo di continuare a fare un sacco di cene. Fanno solo cene su cene. Cioè, infatti sei ingrassato. È un lunghissimo... No, a me piacerebbe fare così in società. Soprattutto Arcore in certe serate. Sì, Arcore sicuramente, ma non muore cavaliere. Così, ma faccio, controllo e vado. No, quando c'è... Fa un giro nella società Milan, perché secondo me ci sono... un sacco di persone al posto sbagliato, ma non parlo solo di quelli che si vedono, mi piacerebbe vedere chi ci lavora dentro, perché cioè, io non lo capisco il Milan come si sta gestendo, come viene gestito, ma complessivamente io parlo a partire dalla segretaria che sbaglia l'appuntamento con il fisioterapista e potrebbe succedere, allora non capisco se sono rimasti, visto che il modello funzionava con una gestione degli anni 80-90, ok? Cambiando semplicemente le persone che probabilmente sono rimaste ci sarebbe un no, ma non riesco neanche a immaginare un no, la seconda possibilità. Cioè, semplicemente Berlusconi 80 anni, 70, quando arrivi a un certo livello, a una certa età, hai fatto sempre il calcio in quel modo. I tempi sono cambiati e tu non ti aggiorni. Ma infatti, Barbara è il... Però io infatti per dire, non è che parlo di quelli che tu vedi, quindi Berlusconi, quelli che vedi la domenica. Ma di chi se ne occupa di quelli che tu non vedi? Sempre le stesse persone. Vorrei capire che cosa cazzo stanno facendo dentro la società. Ma che domanda se ne è cioè tu mi chiedi, io entro nel giorno alla sede Milan, chi mi trovo davanti? Chi fa cosa? Ma lei chi è? Lei chi è? Scusi, dov'è il bagno? C'è rotto dal 51 il bagno. È rimasto in quel modo dal 90. Sì, non so cosa. Non lo so, mi sembra molto molto strano, perché ad esempio pure l'anno scorso, con i Zaghi. Cioè, la famosa scena verso fine stagione di Berlusconi che si arriva con l'elicottero. Tutti radunati, lui si ha il pittura, cioè basta, non è così, ma in questi contesti qui non è, adesso vince una gente come quelli dell'estero che festeggiano su 100 euro, cioè devi cambiare, non è facendo la cassa al Siro che... Male quell'aga ragazzi, ringraziando Dio è uno spot brutto, però...
ma non è all'inizio, all'inizio però, pensavo però, che erano i giocatori che non è così che fai ma tu capisci forse era meglio che facevano i giocatori che si caricavano un po' però vi do un esempio cioè puoi andare, provate andare da, da vostro mondo e dirgli qualsiasi cosa una, un vostro parere e lui dirà sempre stai dicendo una cazzata per cui c'ha le sue convinzioni che i miei si faceva così esatto quindi adesso si fa proprio così è uguale cioè c'ho tanta però i nonni non è caso hanno intenzione esatto quello che no sono buono che resta non c'è bisogno di patrimonio ce l'hai i soldi e li anche spesi a te stato li anche spesi ma non c'ha più le idee non c'ha più la voglia non c'ha più niente ma infatti la domanda che volevo fare secondo voi oggi per maggio 2016 il campionato del Milan è praticamente finito nel senso non si sa se arriva sesto o settimo ma cambia poco ma secondo voi c'è qualcuno che sta programmando la prossima stagione del Milan? Oggi no cose stanno facendo immagino guarda in realtà io so se sono sicuro c'è qualcuno che sta già pensando ai ristoranti dove andare a cena organizzare i prossimi giorni però magari qualche posto nuovo che so a Capodanno cambiamo ma insomma non so se direi no ma io anche quei giocatori carismatici quando sono arrivati tutti quelli dei un ricambio generazionale, quindi a un certo punto nel 2012 ha provato un dato che non hanno capito, che in pratica ha fatto un discorso, al massimo dovessi portare il sushi, stava dicendo qualcosa che si avvicina in maniera più sensata a quello che ha detto io e che avete confermato voi. Ora come ora, cioè, un giocatore che prende, poi sembra anche più scarso di quello che fa. Perché dai molto io che dico sì, secondo me. Ma ci sta provando, quello che ho capato a San Siro, lo fisico continuamente. Perché siamo nazionale. È titolare pure, certo, io mettevo titolare quelle rati si è realizzata. Io ve l'ho detto che siamo una mina pagante. Ma se ci esplode il braccio, ma speriamo che esploda questa mina addosso con Montolivo e Diamo. Montolivo Diamo scriveva alla pagina Facebook salutiamo che è la moviola in carbo già messa in atto dall'Italia. Ma ricordate quando c'erano le chiave morte andava alle giudizie? Io sono geometra. Dai, compiti a Montolivo. Oggi facciamo un po' di guardare. Un spezzo di gambe. Sicuro non prenderai più lei. Adesso abbiamo un moderatore qui, no? Tu mi devi spiegare perché ogni fottuta volta quello da tre quarti prende il lancia lentissimo in mezzo all'area, proprio la palla perfetta per i difensori bene al portiere. Lei che non sa che fare. Ma c'era il vecchio schema palla dietro a Calazzi, almeno si ripartiva. Si abbracciamo. Tira, però, che so, un rimpallo. Guarda, c'è un problema, non sa che fare, fa sta scodellata per i difensori avversari. Io accendevo la sigaretta a Calazzi. La cosa più divertente era su Sky, che comunque devono comunque spingere, delineare argomenti e situazioni.
però è il giocatore che ha recuperato più palloni in tutta la serie. Poi li perdeva il secondo gol. Poi gli dava, faceva partire contro Pieri. Ma dice anche a fine partita, lui ne recupera un sacco. Quelli che sono persi in giro per la Venezia. Mi ha detto che c'è il sistema cinesini, vai. Perché ho detto che devi fare a campionato. Ragazzi, a me chiede di vedere, possiamo andare all'europeo con Montolivo di Avomotta, coppia centrale centrocampo, e va a venire i brividi, è una cosa che non è grande. Spero che verrà più bene. E purtroppo Marchisio si è spasciato. Sì, ci sono Ratti. Allora, vogliamo entrare in prima nazionale, facciamo una breve pausa, così lasciamo rifiatare anche i nostri ascoltatori. Sono andato a dormire, perché devo fare una sigaretta e prima non sono ascoltato. Bravo. A frappuego.